Una prodezza balistica di Daniele Degano, giocatore che ha nei suoi cromosomi di questi numeri, regala alla Fermana un accesso ai playoff insperato e meritato al contempo. Un traguardo conquistato nello scontro diretto di Recanati, giocato praticamente in casa dai gialloblu, trascinati da circa 500 tifosi giunti al Tubaldi. Hanno sofferto i canarini, specie nel primo tempo, poi, trovato il gol anche grazie ad una mezza incertezza di Verdicchio, lo hanno difeso con autorevolezza ed ordine tattico nella ripresa. Un verdetto, quindi, per molti aspetti equo, quando poi in organico si hanno elementi come Degano, che non solo ha segnato ma ha ispirato molte azioni, segnalandosi anche in fase di disimpegno e non possesso, allora certi obiettivi sono molto più semplici da raggiungere. Ora ci saranno i playoff che la Fermana sicuramente affronterà con uno stato fisico e mentale ottimale. Protagonista indubbiamente Flavio Destro, la sua impronta a questa squadra è chiarissima. Degno coronamento oggi di un momento strepitoso? No, sapevamo che è una partita difficilissima contro una squadra in salute, l'abbiamo affrontata col piglio giusto, con la determinazione di andare a cercare la vittoria. Degli episodi ci sono andati bene, però poi abbiamo lottato e secondo me sono stati bravi i ragazzi. La Fermana migliore nel secondo tempo, quando avete rischiato il minimo sindacale o poco più? Beh, è chiaro che loro si sono esposti un pochino cercando di recuperare il risultato, quindi ci hanno concesso parecchio campo per sfruttare meglio alcune situazioni. L'infortunio di Urbinati subito ci ha un po' condizionato all'inizio, soprattutto nel gioco aereo, quindi dovevamo stare attenti perché sapevamo che loro sono molto bravi nel gioco aereo. E la feroce determinazione è la caratteristica migliore di suoi? Lo spirito di gruppo, lo spirito di rivalsa, la voglia di sacrificarsi, di lavorare, di faticare. E io ho cercato di trasmettere questi valori e i ragazzi se la meritano tutta perché sono stati anche oggi esemplari. C'è rischio a pagamento, no? No, a pagamento mai. Adesso ci abbiamo un'altra partita, è andata, adesso vediamo di recuperare le energie. Però questo è un bel risultato per tutta Fermo, sono contento per i tifosi perché erano venuti in massa e quindi è una vittoria che dedichiamo anche a loro. 500 tifosi a Recanati, vabbè, la distanza era abbastanza breve, però credo una vittoria veramente da dedicare a loro, no? Giocavate in casa. Io credo che sono stati esemplari in tutte le trasferte, oggi più che mai. Questa vittoria la dedichiamo a loro, la dedichiamo alla società e i ragazzi sono stati, ripeto, grandi. Le chiedo un'ultima cosa, cosa ha messo Flavio Destro in questa squadra? Non lo so, questo bisognerà chiederlo agli altri. Io in genere non mi giudico, cerco di fare il mio lavoro nella maniera migliore. Sono un essere umano, quindi posso anche sbagliare qualche volta qualcosa, però nella massima onestà e nel massimo impegno sempre, con il rispetto di tutto e di tutti. Cronaca, si gioca davanti a 700 spettatori con larghissima rappresentanza ospite. Non ci sono tatticismi esasperati, d'altronde, vista la classifica, la recanatese è in qualche modo obbligata a fare la gara. Mariani sembra subito tra i più attivi e conclude una sua bella iniziativa personale con un tiro che costringe Olciak a rifugiarsi in angolo. Il tridente offensivo leopardiano sembra ispirato, traversone di Angelilli sul quale Murano arriva con un attimo di ritardo. Al nono primo assaggio delle qualità balistiche di Degano, con Verdicchio a cavarsela in qualche modo. A centrocampo si fa notare, per il suo attivismo e la consueta generosità, il 97 della recanatese Gallo, che offre un bell'assist a Murano che tenta la conclusione sul primo palo con Olczak reattivo a deviare in corner. Il match è piacevole e la pioggia non disturba più di tanto. 24esimo, rasoiata su punizione di Degano. Falco ribatte la bella e meglio, ma è un assist d'oro per Valdés che sciupa tutto sparando altissimo da posizione invidiabile. Rovesciamento di fronte d'angolo per la recanatese. Va la battuta Cianni. Olczak conferma le perplessità che suscita fuori dai pali, ma la spizzata di Miani è, buon per la Fermana, imprecisa. È il momento migliore della recanatese, punizione di Cianni che genera una mischia. La palla in qualche modo arriva a Falco, ma conclusione debolissima che non crea problemi. Al 42esimo il gol decisivo. Degano conferma al Tubaldi le sue attitudini. L'anno scorso una sua rabona ispirò la rete di Pintori con la maglia della Civitanovese. Quest'anno sigla la rete che vale i playoff, un tiro che, come si suol dire, vale il prezzo del biglietto. Ripresa decisamente più bloccata, al sesto c'è una punizione di Cianni per fallo al limite dell'area su Murano. Il tiro si infila nella barriera, ma Olczak in qualche modo se la cava. Veloce contropiede della Fermana e Verdicchio riesce a neutralizzare un tiro di Valdés. Poi la recanatese sbatte sul muro eretto dai canarini sulla tre quarti e le occasioni davvero latitano. Entrano Di Federico e Peronullo da una parte, Agostinelli e Pasquini dall'altra. Valdés da un metro non sfrutta un'occasione più unica che rara, poi in pieno recupero Olczak devia in angolo, una conclusione di testa di Murano su traversone di Angelilli.
Fine dei giochi, la Fermana festeggia e l'Arecanatese guadagna comunque l'applauso dei suoi tifosi. Già, i tifosi, quelli più caldi ancora fuori dallo stadio. Termina una stagione comunque ampiamente positiva, perché non bisogna mai dimenticare com'era messa questa squadra a novembre. Tuttavia Antonio Mecomonaco negli spogliatoi esprime l'amarezza per il match decisivo, giocato, almeno a livello di tifo, davvero in trasferta. Allora mister, una partita che secondo me poteva finire in qualsiasi modo, alla fine ha deciso una prodezza. Beh, sicuramente una prodezza di un giocatore importante quale Degano, però più che prodezza penso che ci sia stato in precedenza un nostro errore su una palla rinviata male del portiere a palla ferma, però capita, senza nulla togliere a Verdicchio che ha fatto un grandissimo campionato, e quindi c'è poco da dire, c'è poco da rimproverarsi, perché io penso che la squadra sicuramente non meritava di perdere, perché penso che abbiamo cercato di giocare sempre a calcio, abbiamo avuto nel primo tempo diverse occasioni per poter portarci in vantaggio, non ci siamo riusciti per un pizzico di sfortuna, ma cosa dire, io sono contento del campionato che la Recanatese ha fatto, sono contento per tutti, mi dispiace che i tifosi non entrano al campo per una partita importante, io posso capire qualsiasi contestazione, però al momento che ci serve penso che il vero tifoso stia vicino alla squadra, a prescindere poi se hanno ragione o hanno torto, io questo non spetta a me, però penso che abbiamo visto i tifosi della Fermana, sono venuti in massa e hanno tifato la squadra. Certo è che questo non è che la partita l'ha deciso il pubblico, però ci farebbe piacere a noi come giocatori, a noi come società, tutti vedere i nostri tifosi venire al campo. Questo per me non va bene, perché abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto tanti sacrifici, eravamo in una situazione di classifica complicata, ne siamo venuti fuori bene, penso che abbiamo espresso anche un buon calcio, la società non ha fatto mancare niente a nessuno, ripeto, se c'è da contestare si contesta nel luogo adatto e non la domenica, perché a me dispiace tanto questo e questo mi rimarrà veramente dentro il cuore. È mancata la ciliegina sulla torta, insomma, questa stagione. Sì, è mancata la ciliegina sulla torta, perché nel finale del campionato abbiamo avuto qualche acciacco di troppo e non ci siamo molto probabilmente arrivati in una condizione fisica ideale, ma non perché non ci siamo allenati, ma perché abbiamo avuto degli infortuni, quelli di Murano, quelli di Angelilli, quelli di Camarà, che ci permettevano di far respirare la squadra, non l'abbiamo potuto fare, abbiamo perso i punti nel momento in cui non dovevamo perderli, però cosa dire, io ringrazierò sempre questa squadra e soprattutto la società che mi ha dato la possibilità di lavorare con grande serenità e niente, finiamo questo campionato e poi vediamo. Cosa è successo con l'arbitro? Ma l'arbitro lasciamolo perdere, non parlo mai dell'arbitro. Per me, io penso che l'arbitro deve pensare ad arbitrare, se poi in mezzo al campo vogliono fare altro lo possono fare, tanto comandano loro, non c'è nessuno che gli dice niente, quindi sicuramente il risultato non l'ha deciso l'arbitro.